Un appello alla pace nella giornata odierna. Era il 4 novembre del 1918 quando finì la Prima Guerra Mondiale e entrò in vigore l'armistizio di Villa Giusti, siglato il giorno prima tra l'impero austro-ungarico e l'Italia, e dunque una festa di pace e di memoria del milite ignoto, il soldato di cui non si conosce il nome, diventato simbolo di tutti i caduti nei conflitti. Si celebra oggi la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, con il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e anche l'Abruzzo rende omaggio a tutte le donne e a tutti gli uomini in uniforme che con dedizione e sacrificio operano quotidianamente per la difesa della patria e la sicurezza dei cittadini. A Pescara, cerimonia in Piazza Garibaldi, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, autorità militari e religiose, rappresentanti delle associazioni. Dopo la deposizione della corona di alloro in ricordo delle vittime di tutte le guerre, il conferimento delle medaglie d'onore e il messaggio del prefetto Flavio Ferdani, che ha fatto un'accorata richiesta anch'egli di pace e di diplomazia. Qual è il ruolo delle nostre forze proprio nell'ambito delle missioni di pace? Ma guardi, le forze armate hanno svolto, come le dicevo, due ruoli fondamentali nella costruzione di questo paese improntato ai valori democratici e continuano a svolgere in un contesto internazionale particolarmente difficile un'opera di vicinanza e di aiuto alle popolazioni che è veramente importante e fondamentale per far germogliare questo seme della pace. Dobbiamo tutti come istituzioni e come cittadini riaffermare questo valore della pace contro il disvalore dell'odio e della violenza. Si dice sì alla fine dei conflitti in corso russo-ucraino e quello in Medio Oriente. Il sindaco Carlo Masci poi ricorda il G7 e il messaggio di pace lanciato proprio in occasione dell'evento. Pescara c'è stato un G7 che ha parlato dello spirito di Pescara, perché questo spirito è inserito negli atti del G7 e questo spirito è uno spirito di solidarietà, di pace, di coesione, di integrazione. A Pescara sono venuti i rappresentanti degli israeliani, dei palestinesi, dei libanesi, proprio per cercare di trovare un'intesa sugli aiuti da dare ai popoli che sono coinvolti nelle guerre. Quindi oggi è una giornata in cui noi dobbiamo professare la pace. Lina Fornarola è nipote di Vincenzo Fornarola, che fu internato in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. A lui, alla memoria, la medaglia d'onore con un messaggio sempre attuale. Io di questa esperienza ho voluto scrivere anche un libro. In guerra, il nonno diceva che non vince nessuno, si perde tutti e si perde amaramente. E quindi oggi ci ritroviamo ancora una volta in questo clima. Più vado avanti nella vita e più mi rendo conto che questa storia di mio nonno va mantenuta, come si dice, la memoria va mantenuta, perché altrimenti se già con la memoria siamo in queste condizioni, immaginiamo a dimenticare tutto.